Sono case del comune. I problemi delle case comunali, ci sono tubi rotti, perdite ai soffitti, addirittura ci sono proprio dei buchi sopra i soffitti. Poi ci sono problemi ai garagi, che ci piove dentro, quando piove abbiamo i garagi allagati e poi si vede anche l'esterno, insomma, come siamo combinati. L'abbiamo chiamato noi, sì, Salvini, per se almeno lui possa fare qualcosa per noi, perché fino ad oggi noi ci siamo arrampicati ai specchi, abbiamo chiesto a chiunque, ma fino ad oggi i risultati zero. Cosa? 2 mesi senza termosifoni. E noi paghiamo però, li paghiamo tutto i termosifoni, paghiamo. Li paghiamo per tutto l'anno. Però non è giusto, dice, quelli che non pagano. Se non pagano, glieli spegni, ma non ci puoi. C'è gente che sta male, che non c'ha. Io ho preso la polmonite. Cosa ho preso la polmonite. Ma non si fa. Ma i soldi, se li... dove stanno i soldi? Dove stanno? Ciao. Ciao. Permesso, permesso. Sì, certo. Lo so. Vari atti, vari documenti, abbiamo sollecitato degli interventi, di fatto qui ci sono persone al freddo in questo periodo e non è, stanno attendendo, è la giunta dell'attesa e del silenzio. Ho capito, ci ma sono... perché pare che ci siano i lavori in programma ma non si sa quando. Non si sa quando. Mistero. Sì. Entro in appartamento e poi scendo. Tanto da qua devo uscire. E paga 240 euro di luce perché deve usare il condizionatore al posto dei termosifoni. Ma così è? Per come la cosa ci sono le buche, no? Ce la sono vedute. Questo è il citofono. Un citofono moderno. Occhia citofono. Non portano bene. Qui non può nemmeno citofonare perché non c'è il citofono. Ma sai che io pensavo che quelli fossero installazioni? Opere d'arte. Ma io pensavo che fossero delle installazioni, invece è il muro. No, noi scriviamo, ogni volta qua scriviamo in municipio, in comune, in regione, ai funzionari, agli assessori. L'altra volta abbiamo scritto sulla mensa, sulle voragini, sui marciapiedi, sui tetti, qualcosina si è smosso. Adesso qua bisogna togliere dall'isolamento questo quartiere, mandare a controllare problemi anche strutturali oltre che di infiltrazioni, perché due bimbe di 6-10 anni che dormono con la muffa sopra la faccia non è possibile. Riattivare il riscaldamento, gli ascensori, noi scriviamo senza miracoli, però chiediamo 10 cose, ne otteniamo 5, è già un passo in avanti e poi torniamo. La prossima volta viene a citofonare gli Spada, dice qualche cittadino provocatore. No, ma io da ministro i Casamonica e gli Spada li ho messi in galera, non io, ma ho aiutato le forze dell'ordine a fare il loro, quindi questo cittadino non l'ho visto con me sulla ruspa quando abbattevo la villa dei Casamonica. Detto questo, anche vivere con il riscaldamento a 90 anni pagando le spese mi sembra un diritto sacrosanto.